entra in questo momento in campo insieme al Sassuolo con la terna arbitrale, il direttore di gara è Giorgio Vergaro della sezione di Bari. Cross che arriva sul secondo palo a cercare Playdrup, la palla si impenna, Setinia poi sulla linea, Tudisco non riesce a ribadire in rete, Monterubiano, murata da Rizza. Questa invece l'occasione avuta poco fa con Setini e la traversa. Bellucci schermata da Tati, questo duello tra numeri 10. Poi gioca bene qui Bellucci, Monterubiano cerca anche la conclusione. Monterubiano, è il suo momento, il Sassuolo è avanti al 36esimo del primo tempo con questo destro di Valeria Monterubiano. Caricato questo destro dalla distanza, Setinio l'ha visto partire in ritardo. Valeria Monterubiano che ha trovato un altro gol. Qui intanto Nagi ci prova anche lei, palla che sfila da tra le mani di Setinia e la attraversa a salvare il Pomigliano su questo errore del portiere. Fa salire il Sassuolo che rischia sul tentativo di Corelli che punta l'area di rigore. Corelli fa tutto da solo, Corelli, e trova la rete del pareggio sull'errore del Sassuolo in uscita. Alice Corelli, il terzo tentativo è quello buono, 1-1. Qui ha perso palla il Sassuolo, Tudisco ha cercato anche di trattenere Corelli, stava arrivando Novellino. Ha esploso un gran destro dal limite nonostante il tentativo di Lonni di opporsi. È arrivato il gol di Corelli nel centrocampo del Sassuolo. Martinez, dribbling su Novak, Martinez punta l'area di rigore, ancora Martinez, entra Martinez, Martinez, l'uscita coi piedi di Lonni a salvare il risultato. Subentrata in questo secondo tempo. Tati è rientrata, Lonni così così con la sfera che non ha oltrepassato la linea. Ultimo cambio anche per il Sassuolo dentro Brignoli, occhio a Tati intanto, Tati, Tati! Che occasione per il Pomigliano, 2-1, eccola qui, si è involata verso l'area di rigore, poi ha cercato con la punta. Nagi in profondità da Clelland che intercetta, Clelland colpisce il palo, era anche uscita Setinia, occasione Sassuolo. Ruleta di Sabatino dal fondo con il cross, la palla che arriva resta in area di rigore, poi Ascemi, altro tentativo respinto dalla difesa del Pomigliano, poi Brignoli, vola Setinia a evitare il 2-1. Filgens mette il cross verso il secondo palo, palla che resta viva, irrompe ancora Ascemi da terra e poi Sabatino in posizione regolare, cade ancora Ascemi, non c'è nulla, arriva Clelland, il gol del 2-1 al 91esimo, Lana Clelland porta in vantaggio il Sassuolo. Disperate le ragazze di Sanchez, rivediamo tutto con Sabatino che ha tenuto vivo questo pallone, Ascemi, l'appoggio per Clelland che l'ha piazzato con il destro, quella che potrebbe essere l'ultima occasione della partita per il Pomigliano, infatti è così, finisce 2-1, a Palma Campania vince il Sassuolo nel finale grazie al gol decisivo di Lana Clelland.